Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, abbiamo anche quest'anno, siamo giunti qui anche quest'anno per ringraziare il Signore di quanto abbiamo vissuto, di quanto ci ha donato nonostante tutto in questo 2021 e anche per invocare la Madonna perché ci aiuti ad affrontare questo 2022 che si apre e, almeno umanamente parlando, non ci presenta prospettive tanto rosee. Non si può dire sarà un anno migliore, vorremmo dire sarà un anno migliore, ma è difficile poter pensare che lo sia. Ma quello che è importante è essere e restare saldi, essere e restare saldi nella fede. Questa è la cosa più importante, ma noi come sempre vogliamo farci guidare dalla Madonna, dalle sue parole, perché sappiamo che quelle sono parole che ci aiutano nella fede, ci sostengono. Ed era la notte di Capodanno tra il 91 e il 92 e la Regina dell'Amore ci disse queste parole: benediciamo e ringraziamo il Padre, figli miei, è mio desiderio donarvi la felicità di una vita nuova, togliendo da voi ogni amarezza e tristezza. E affinché lo Spirito Santo scriva su di voi storie di santità, vi invito a rimanere con me, come Gesù desidera, affidati alla mia spirituale maternità, e sarete voi a consolare ogni uomo con la consolazione che viene da Dio. Vi benedico tutti e vi stringo a me. Ecco, la Madonna anche in quella occasione, ma forse lo capiamo tanto più oggi dopo 30 anni da queste parole, la Madonna ci parla di un desiderio che lei ha, per cui è in mezzo a noi. Il desiderio di darci una vita nuova, togliendo ogni amarezza e ogni tristezza. E noi siamo qui da qualche tempo ormai che conosciamo anche personalmente forse l'amarezza e la tristezza che purtroppo sta invadendo il mondo intero. Ma in questa sede dobbiamo anche domandarci come mai c'è questa tristezza, come mai c'è questa amarezza nel mondo. E uno può dare tutte le risposte che vuole, il Covid, la crisi di qua, la crisi di là, è questo, è quello, è su e giù. No, la motivazione è un'altra, la motivazione è un'altra. C'è una radice di tutto questo e se prima l'uomo non capirà questa radice non ci sarà un tempo migliore. Non potrà la Madonna togliere ogni amarezza e ogni tristezza. E qual è la causa? Lo sentiamo da alcune parole di Gesù, dette a Renato alla fine di un anno che si stava chiudendo. In questi giorni, dice Gesù, l'umanità gode nella perversità più sfrenata e mentre inneggia ad un anno nuovo, appesantisce un futuro carico di purificazione. E qui comprendiamo le motivazioni della tristezza e dell'amarezza. Noi abbiamo una perversità sfrenata, forse chissà, qualche anno fa, molti anni fa, anche qualcuno di noi forse era nella perversità più sfrenata, poi il Signore ha voluto richiamarci, la Madonna ha voluto convertirci e ringraziamo il Signore di questo, ma quanti ancora stanno inneggiando a un anno nuovo, e lo sentiamo anche, in una forma che non è quella che forse Dio vuole, non che sia sbagliato divertirsi per carità, ma che cos'è più importante, il momento di preghiera che stiamo vivendo noi per il futuro del mondo, o perdere il tempo invece in queste, nelle cose mondane, come, ripeto, abbiamo fatto tanti di noi negli anni passati. Ecco, che cos'è più importante? Allora Gesù ci fa capire qual è la radice del male, una sola, la perversità più sfrenata in cui l'umanità gode. Gode anche se c'è un momento di crisi nel mondo, anche se c'è oscurità nel mondo, ma l'umanità non si sta convertendo, sembra che non voglia convertirsi. E allora è il peccato il grande problema, è il peccato la radice di tutti i mali. E se non sradicheremo il peccato, difficilmente il Signore potrà donarci l'alba di un tempo nuovo.
Allora, per che cosa ci dà, che cosa, quale medicina ci ha portato la Madonna per il peccato, per questi nostri tempi? L'ha detto nel messaggio del 25 marzo del 93. Chiedo a tutti la conversione dei cuori e la consacrazione al mio cuore immacolato. Questa è la medicina che la Madonna ci porta. Chiedo a tutti la conversione del cuore e la consacrazione al mio cuore immacolato. Queste sono le medicine, carissimi tutti. Io vi invito a leggere, se avete il tempo, in queste serate, in questi giorni in cui magari abbiamo qualche giorno di ferie o di vacanza o forse anche qualcos'altro, io vi inviterei a leggere il capitolo 24 di Matteo, del Vangelo di Matteo, perché in quel capitolo, almeno secondo una mia personale interpretazione, c'è tutta la purificazione disegnata. Tutta come deve avvenire questa purificazione. C'è tutto scritto, non dico in maniera cronologica, ma in un certo senso c'è anche quello. Leggiamolo, è un'interpretazione, per carità, che diamo. Ma in questo capitolo 24 c'è anche un'interessante frase, una frase sempre di Gesù che dice: «E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe, ma a causa degli eletti, quei giorni saranno abbreviati». A causa degli eletti, quei giorni della grande tribolazione, saranno abbreviati. E qui allora comprendiamo che cosa la Madonna si aspetta da noi. Desidera che noi siamo i suoi eletti, non cioè i migliori, non i più bravi, non i più buoni, ma che siamo quelli che seguono, che fanno parte dell'esercito di Dio, che fanno parte delle sue schiere oranti, che continuano con la loro testimonianza, che continuano a vivere la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che lasciano stare il mondo e le sue cose, che tanto ormai non ha più niente da offrire il mondo e ce ne accorgiamo ogni giorno che passa. Ecco, questo desidera la Madonna, che siamo i suoi eletti, che ripeto non significa migliori, significa persone che appunto hanno la possibilità e il desiderio, la volontà di seguire Maria, di seguirla in tutto quello che lei ci ha proposto, ci ha insegnato in questi tempi. E allora concludo con guardando il bicchiere anche mezzo pieno, a dir la verità, e leggo un'altra frase di un altro messaggio sempre di Gesù a Renato, anche questo sul finire di un altro anno. Un tempo, diceva, voi state contando, un anno che inizia, in verità vi dico, i segni di questo tempo impietoso avvicineranno molti uomini a me e io potrò così donare la mia pace agli uomini. E in questa frase ci sono due cose che possiamo sottolineare. Tempo impietoso, dice Gesù, vuol dire un tempo che non ha pietà. Quello che deve accadere, non perché Dio lo vuole, ma perché l'uomo non accenna a cambiare strada. Ecco, allora quello che deve avvenire, un tempo impietoso questo. Eppure questo tempo impietoso avvicinerà molti uomini a me. E questa è una bella notizia. Il Signore vedrà il ritorno di tanti Suoi figli. Noi vedremo il ritorno di tanti Suoi figli. E dobbiamo essere pronti, lo diceva anche la Madonna nel messaggio che ho letto prima, a consolare. E sarete voi a consolare ogni uomo con la consolazione che viene da Dio. Ecco, allora guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno. Questi fatti, queste cose che l'uomo ha voluto, sono cose che faranno rientrare, che faranno tornare molti uomini a sé, molti uomini a Dio. E allora da questo punto di vista gioiamo anche, perché più uomini si avvicineranno e torneranno a Dio, più pace ci sarà, più pace aumenterà. Lo dice il Signore, l'abbiamo sentito. Così donare la mia pace agli uomini, più si avvicineranno a Lui e io potrò così donare la mia pace agli uomini. Ed è per questo che noi dobbiamo pregare. E allora portiamo con noi queste esortazioni, questi inviti che Gesù ci fa. Portiamo con noi anche una bellissima espressione sempre del Signore a Renato. Voi ho chiamato. Siamo qui questa sera perché siamo stati chiamati. Voi ho chiamato. Potremmo essere in tutt'altra parte questa sera. Voi ho chiamato. Se siamo qui non è per caso. Non siate più quindi uomini del mondo, ma venite con me tutti a salvare il mondo. Ecco che cosa è il nostro compito. Venite con me tutti a salvare il mondo. Non siate più del mondo, ma venite con me a salvare il mondo. Perché forse siamo alla vigilia di tanti uomini che
forse così soppressi, o che so io, non dico soppressi, ma comunque appesantiti dalla purificazione, ecco, sceglieranno, come detto, di tornare al Signore. Allora, come dicevo all'inizio, io non sto qui a fare le solite formule, auguri, buon anno, che sia un anno migliore, qua e là, su e giù, ma vi auguro in questo 2022 di mantenere salda la fede, di resistere saldi nella fede. Questa è la cosa e l'augurio più importante che dobbiamo farci reciprocamente. Ce lo facciamo nella preghiera, pregando gli uni per gli altri, e soprattutto andiamo verso il futuro consapevoli. Ecco, questo è importante, andiamo verso il futuro consapevoli, che forse non è ancora il tempo del trionfo del cuore immacolato di Maria, ma ci stiamo avvicinando giorno dopo giorno, anno dopo anno, e così sia. Sia lodato Gesù Cristo. E allora vogliamo terminare la nostra Via Crucis, questa Via Crucis che è l'ultima del 2021 e in un certo senso anche la prima del 2022, con una piccola preghiera per questo anno che si è concluso e per quello che iniziamo. O Dio onnipotente, Signore del tempo e dell'eternità, io ti ringrazio perché lungo tutto il corso di quest'anno mi hai accompagnato con la tua grazia e mi hai ricolmato dei tuoi doni e del tuo amore. Voglio esprimerti la mia adorazione, la mia lode e il mio ringraziamento. Ti chiedo umilmente perdono, Signore, dei peccati commessi, di tante debolezze e di tante miserie, ma accogli anche all'inizio di questo nuovo anno il mio desiderio di amarti di più e di compiere fedelmente la tua volontà per tutto il tempo di vita che ancora mi concederai. Ti offro tutte le mie sofferenze e le buone opere che con la tua grazia ho compiuto. Fa che siano utili, o Signore, per la salvezza mia e di tutti i miei cari. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Rimirateci, o Maria, con quegli occhi di pietà. Soccorreteci, o Regina, con la vostra santa carità. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento contro la perfide e le insidie del diavolo, sii nostro presidio. Ti chiediamo, supplichevoli, che Dio lo abbia a vincere. E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza di Dio rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per rovinare le anime, e così sia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. E per intercessione di Maria, Regina dell'Amore e Madre di Dio, per intercessione di San Giuseppe e di tutti i Santi, dei nostri angeli custodi e delle anime sante del Purgatorio, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, noi ci consacriamo a te, a te, Regina dell'amore. Un augurio sincero a tutti voi di santificante anno nuovo 2022. Sia lodato Gesù Cristo e santa notte.